It's rolling. Allora, tutto molto bello, ma effettivamente che cosa significa trasferirsi in America? Ho sempre avuto, potremmo dire ingenuamente, l'idea che sì, bastasse prendere il visto e andavi là a studiare, no? No, non è assolutamente così facile. Innanzitutto bisogna avere, a differenza di qualsiasi cosa che tu vada a fare là, un tipo di visto diverso. C'è il visto studentesco, il visto per i turisti, il visto per chi vuole lavorare. Se si va sul sito americano ci sono forse due pagine di tipi di visti diversi che ogni persona può o deve acquisire per poter entrare negli Stati Uniti. Io sono entrata con il visto studentesco, che tra l'altro è un visto che ti danno solo dopo che la scuola dove sei stata accettata invia in Italia, tipo per posta aerea, top secret, te la catapultano in casa, non ho capito. Ogni tanto mi venivano fuori questi messaggi tipo: fare attenzione che adesso arriverà questa busta molto importante. Un giorno mi è arrivato questo foglio, semplicemente era un foglio che diceva: sì, effettivamente così, Lara sta venendo a studiare negli Stati Uniti, quindi potete dargli il visto. E a quanto pare questa è una delle cose principali per avere l'accesso agli Stati Uniti. Tu non puoi andare lì e iscriverti magari dopo che sei arrivato e magari farti qualche mese lì e poi decidere: ah, mi fermo a studiare. Magari ti fanno anche credere che sia così facile, ma non è assolutamente così facile. Poi c'è l'incontro con il consolato, dove ti devono dare loro il permesso stampato. Mi hanno stampato sul passaporto, diciamo, un permesso che è speciale, che puoi avere semplicemente al consolato. E allora eccomi andare al consolato, prendere treni, disagiare come solo io riesco a fare per riuscire a ottenere questo permesso. Ho ottenuto il permesso, c'è bisogno dell'assicurazione, perché vuoi partire senza assicurazione? O meglio, non puoi partire senza assicurazione, perché è tipo la cosa fondamentale per loro, no? E allora vedi che ci sono state una cosa come 800.000 scambi di mail con l'Academy. Penso che davvero conoscano la mia mail a memoria, la segreteria della scuola dove andrò, perché li ho stressati così tanto, non capivo, non avevo la minima idea di quello che dovessi inviare, che cosa dovessi fare. So di più di una persona a cui hanno negato il visto una volta arrivati al consolato, quindi all'essere tanto così da ottenerlo, semplicemente gli hanno detto: no, tu non puoi entrare. E io avevo il terrore di questa cosa, avevo il terrore che per un qualche strano motivo mi dicessero: no, tu non puoi entrare. You shall not pass! E per fortuna non è stato così, perché se fosse stato così sarebbe probabilmente una tragedia, ma posso dire che me l'hanno fatta davvero davvero sudare. È stata davvero davvero lunga, davvero davvero impegnativa, e adesso questo processo mi ha preso quasi tutto l'anno, direi dai 6 ai 9 mesi di tempo per ottenere visti, assicurazioni, mandare certificati destra, sinistra, qualsiasi cosa. Però posso dire che alla soglia della mia partenza negli Stati Uniti posso entrare negli Stati Uniti e fin qua tutto bene. In realtà, poi se ci penso, questa cosa mi fa ridere, perché è stata forse la cosa più semplice di tutte da organizzare. Sì, la burocrazia, diciamo che è il lato noioso e negativo di tutta la storia del cercare di trasferirsi ad andare da qualche parte, però effettivamente non c'è alcun paragone tra l'aver preparato documenti e compilato cose e tra l'aver dovuto preparare me stessa a essere pronta psicologicamente ad affrontare quello che affronterò. Quindi sì, vi consiglio, se mai ci state pensando, prendetevi il vostro tempo, anche a livello appunto per permessi e tutto quanto, ma soprattutto anche per riuscire a capire voi personalmente effettivamente che cosa volete fare, dove volete andare e come volete sfruttare le opportunità che vi si parano davanti. Perché mi sono resa conto quanto fosse effettivamente bello pensare tutto questo, ma una volta che mi sono messa a realizzarlo mi sono ulteriormente resa conto di quanto tutto questo sia difficile. Quindi l'unica cosa che posso dire è che bisogna davvero essere sicuri per farlo, perché è davvero un attimo perdersi in tutto questo, tra fogli e documenti, ma anche tra sensazioni ed emozioni personali, potremmo dire. Ora si parte. Shop, 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 shop.